Hanno sfondato con una panda all'ingresso, hanno rubato quello che hanno potuto, provocando decine di migliaia di euro di danni. Poi sono fuggiti a piedi a seguito del tempestivo intervento di una pattuglia del Libri. È accaduto questa notte, intorno alle 5, nella filiale di Bricoio sulla strada statale 17 a Onna, a pochi chilometri dall'Aquila. Sul posto, mentre i ladri erano ancora all'interno, sono arrivati due vigilantes del Libri, allertati dall'allarme scattato in centrale. I malviventi, due uomini, secondo quanto si apprende, dopo aver forzato le casse, hanno cercato di fuggire, tornando a bordo dell'auto targata a Pescara, ma hanno trovato i vigilantes a sbarrare la strada con una loro vettura. Sentendosi braccati, hanno allora abbandonato il mezzo, fuggendo a piedi da una porta laterale. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri della compagnia del capoluogo, diretti dal tenente colonnello Andrea Ronchei, che dalle prime ore dell'alba hanno battuto la zona circostante alla ricerca dei ladri e sono ora al lavoro per ricostruire la dinamica del furto. I malviventi sono riusciti a portare via solo qualche centinaio di euro di fondo cassa, mentre i danni causati dallo sfondamento della porta e delle casse ammontano, da una prima stima, a 30.000 euro. Al nostro microfono Cesare Di Giandomenico, comandante del Libri. È scattato l'allarme, il segnale d'allarme è arrivato presso la nostra centrale operativa di San Giovanni Teatino, la quale ha allertato subito le pattuglie che sono intervenute nell'arco di 4-5 minuti e hanno constatato questo scasso perpetrato ai danni del nostro cliente Brico. Lo scasso è avvenuto con una macchina che è entrata all'interno del punto vendita e le nostre guardie giurate hanno sbarrato la porta di accesso con la nostra vettura di servizio e la vettura che ha commesso lo scasso è rimasta all'interno delle corsie. Subito sono intervenuti i carabinieri che hanno constatato e hanno fatto gli adempimenti di legge.